Ciao navigatori e bentornati a Lab News, tutte notizie che non potete assolutamente perdere. Dalla Cina con furore è un film di Bruce Lee, oggi più attuale che mai. Nokia ha deciso di rendere omaggio al mitico fondatore del Jeet Kune Do in una versione dedicata dell'N96, denominata Bruce Lee Edition. Si tratta di una versione limitata del modello e riservata al mercato cinese. Tecnicamente identico a quello commercializzato anche da noi, presenta un'effigie di Lee nella parte posteriore della scocca, oltre ad una serie di leggendarie immagini in memoria. Il costo di questa versione è di ben 8.788 yen, l'equivalente di circa 1.000 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.nokialee.com.cn. Il binomio moda e tecnologia è sempre molto fashion e anche Prada lo sa. Infatti a fine mese arriverà nei nostri negozi il KF900, noto anche come Prada 2. 130 grammi di inconfondibile eleganza arricchiti da una tastiera QWERTY a scomparsa, fotocamera da 5 megapixel, touchscreen, tecnologie GPRS, Edge e HSDPA, riproduzione di filmati in DVX, connettività Bluetooth, USB e Wi-Fi, lettore musicale, radio FM e memoria interna da 60 mega espandibile. Con il telefono viene lanciato un altro prodotto molto trendy, il Prada Link. Un orologio digitale Bluetooth in grado di monitorare a distanza le telefonate, indicando nome e numero del chiamante e che permette la lettura degli SMS senza dover estrarre il telefono dalla borsa. In metallo, vetro temperato e cinturino in pelle, il suo prezzo è di 299 euro, oltre ai modici 600 del telefono. La telefonia mobile nelle zone rurali dell'Africa è lo strumento principale attraverso cui ricevere e diffondere notizie. Per far sì che la diffusione sia capillare, l'imprenditore sociale Riley Soz ha creato una rete wireless che consente, tramite l'uso di cellulari dotati di connessione Wi-Fi, di parlare a costo zero con programmi VoIP. Utilizzando router riprogrammati con software libero, è stato creato un telco villaggio in cui le reti mobili non vengono calate dall'alto, ma diffuse e distribuite dal basso. L'idea di Lassos si è presto trasformata in un'attività commerciale che ricava profitto dalla carta prepagata e dalle telefonate che gli utenti ricevono dall'esterno. È necessario comunque creare soluzioni di e-commerce per i più poveri, dar vita a nuove procedure di pagamento e consentire un accesso veramente interattivo tramite interfacce economiche e funzionali. Si fa sempre più forte l'idea che il telefonino possa diventare una vera e propria arma contro la povertà e un nuovo modello di business. A riguardo, anche la Nokia ha lanciato i Nokia Life Tools, dei pacchetti informativi su agricoltura ed educazione creati appositamente per le zone rurali dell'Africa. E anche per oggi è tutto. Alla prossima, ciao!